Benvenuti cari telespettatori e care telespettatrici di Rossini TV per questa nuova edizione delle Vallefoglie Pian del Bruscolo Magazine. Prima di incominciare però vi ricordo di inviarci le vostre segnalazioni al numero che vedete in sovraimpressione, alla email vallefoglia@rossinitv.it oppure alle pagine social di Rossini TV presenti su Instagram e su Facebook. Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine che apriamo parlando degli atti vandalici di alcuni ragazzi. Ragazzi che questa volta hanno distrutto parte di una staccionata di legno lungo il percorso ciclopedonale che collega la zona grotte al Monte di Montecchio. Vediamo. Distruggere per divertimento. Potrebbe essere stato questo il velenoso ragionamento di alcuni adolescenti che circa un mese fa hanno ben pensato di combinare questa deplorevole ragazzata. Le telecamere di Rossini TV oggi si accendono qui nel camminatoio di Montecchio, un camminatoio da poco risistemato dal comune di Vallefoglia e che collega la zona grotte al Monte di Montecchio. Un percorso immerso nel verde, percorribile a piedi ma anche in bicicletta, che però è stato danneggiato e deturpato da alcuni giovani. Parte della staccionata di legno lungo la stradina è stata infatti abbattuta e data alle fiamme, venendo poi gettata nel dirupo, mandando all'aria parte dell'investimento fatto in questi ultimi anni dal comune, che mai si sarebbe aspettato un'inciviltà simile. Innanzitutto bisogna dire che un bel investimento di oltre 500.000 euro, grazie al comune e al consorzio di bonifica, di sistemazione di alcuni piccoli movimenti franosi, e di un parco, un percorso ciclopedonale, prevalentemente pedonale, che diventa il parco nel cuore di Montecchio e di Vallefoglia. In secondo luogo, credo che il consorzio di bonifica abbia già fatto la denuncia per atti vandalici di gente che non si capisce perché dovrebbe rovinare un'opera pubblica. Penso che ci sia necessità di una sorveglianza e di interventi severi da parte ovviamente delle autorità competenti, a cominciare dai vigili e dai carabinieri, e soprattutto una necessità di educazione da parte delle famiglie, delle scuole, tutti quelli che devono educare le persone a rispettare bei interventi di questo tipo che vengono fatti dalla pubblica amministrazione, perché sono cose dei cittadini. Quindi buona educazione, rispetto delle regole, tolleranza zero, perché io non ho pietà per coloro che rovinano la cosa pubblica, che è la cosa di tutti i cittadini. Le telecamere presenti e installate nella città di Vallefoglia sono numerose, così però come sono numerose le responsabilità educative dei genitori e della scuola. Le telecamere sono tantissime, si stanno rivisitando, il problema è di educazione, non si può mettere una telecamera per ogni cretino che fa e rovina la cosa pubblica. Bisogna cercare di rispettare tutte le strutture private, ma anche e soprattutto quelle di tutti i cittadini, quella pubblica. Le telecamere oltretutto ce ne sono già tantissime, stiamo facendo l'appalto per l'aggiornamento e il buon funzionamento, però non c'è telecamera che tenga contro la cretinaggine, la fesseria e diciamo la stupidità di coloro che rovinano le cose pubbliche. E passiamo ora ad una notizia di cronaca, dato che nella notte tra venerdì e sabato scorso nel pub La Rumba di Montecchio è successo l'imponderabile. Una scena da film, quella che si è consumata intorno alle 2:30 di notte in via Roma, dove all'esterno del locale sono stati sparati in aria due colpi di pistola. Una scacciacani per l'esattezza, ma è comunque bastato per generare panico all'interno del pub, nel quale si trovavano centinaia di ragazzi con l'unico pensiero rivolto al divertimento. A far partire i due colpi è stato un trentenne italiano di origini albanesi, residente a Borgo Santa Maria, presentatosi in aiuto del fratello ventenne perché la security del locale gli aveva impedito l'accesso, visto l'alcol assunto e i problemi che aveva creato agli altri frequentatori. Questo divieto è stato visto dal giovane come un affronto, che di conseguenza ha deciso di contattare il fratello maggiore. Una volta giunto all'ingresso esterno del locale, il trentenne ha così deciso di intimorire i buttafuori facendo esplodere due colpi in aria. L'arrivo dei carabinieri sul posto ha portato al ritrovamento dei due bossoli, prima di perquisire poi la casa dei due fratelli, all'interno della quale non è stata rinvenuta la scacciacani. Ora l'autore del fattaccio è accusato di porto abusivo di arma da fuoco e di minaccia aggravata.
E dopo settimane di attesa è stata ufficialmente presentata la 43esima edizione della Mostra del Libro per Ragazzi che partirà ufficialmente sabato 7 maggio. Ad ospitare questa iniziativa sarà il Palafoglia di Bottega, pronto ad accogliere numerose scuole e studenti. Dopo 2 anni di lockdown ritorniamo dedicando ai 102 anni dalla nascita di Gianni Rodari questa mostra del libro che è la 43esima edizione, quindi come si vede una roba tosta, una forte collaborazione anche con le scuole di Pesaro Urbino, i rapporti con i territori, con gli altri comuni. In una location, come si dice oggi, bellissima perché è nel Palafoglia a Bottega di Vallefoglia, in una struttura realizzata in legno da Subissati per una settimana, 10 giorni, insomma, saranno tante le persone che visiteranno. Sono messaggi anche importanti, tipo la pace, la solidarietà, la comunità, tutti i messaggi che Rodari dava alle persone più adulte, ma soprattutto la lettura dei libri, i bambini di questi tempi e una apertura già dal manifesto, da Vedete i colori, questo linguaggio innovativo di felicità, di vivacità, di vita normale, che sarà questa edizione della Mostra del Libro che oramai ha assunto una caratteristica che è una caratteristica marchigiana del centro Italia. C'è una vivacità, una ripresa di vita davvero delle nuove generazioni, dei ragazzi, delle loro famiglie che sono i protagonisti del futuro di questo territorio. È un messaggio forte a leggere, a studiare, ad essere protagonisti del futuro di questo pianeta e anche di questo territorio, di questa città, di questa vallata. Per noi, insomma, è importante la collaborazione con le scuole locali, e siamo onorati di ospitare anche la Scuola del Libro di Urbino e l'Istituto Mengaroni di Pesaro. Ci saranno la mattina, insomma, le scolaresche che faranno visita alla mostra e il pomeriggio invece ingresso libero e ci saranno tanti laboratori, c'è un programma insomma, che potete vedere insomma, ben dettagliato e intenso a partire da sabato prossimo, il 7 alle ore 16 sarà l'inaugurazione e invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa iniziativa di cui siamo orgogliosi. E in occasione dell'ultimo Consiglio Comunale di Vallefoglia è stata approvata la modifica al programma triennale delle opere pubbliche per il 2022-2024. Sono stati infatti inseriti alcuni interventi a seguito delle richieste di finanziamento con fondi statali che saranno utilizzati per la riqualificazione del Palazzetto dello Sport Pala Dionigi a Montecchio per un importo di 1.600.000 euro. Per il miglioramento anche delle condizioni di sicurezza della palestra comunale di Morciola per 600.000 euro, per l'adeguamento sismico della scuola primaria di Bottega per un importo di 800.000 euro, per il completamento del restauro delle mura castellane di Colbordolo per l'importo di 900.000 euro e per l'asfaltatura delle strade comunali per altri 600.000 euro. E la nuova sede del comune di Montelabate verrà anticipata a questo 2022, come è stato deciso dall'ultimo consiglio comunale avvenuto in settimana. La nuova sede sorgerà al Parco Kennedy, dove sarà dislocato su 2 piani, al posto della struttura dove attualmente si trovano la biblioteca e l'Hauser, che di conseguenza verranno trasferiti in altre strutture. La biblioteca sarà ubicata in via Leopardi, vicino alle scuole, mentre la sede dell'Hauser si sposterà a fianco del parco Ortburg. Il vecchio municipio verrà invece demolito, ma rimarrà comunque uno spazio aperto dove attualmente si trova la sala del consiglio. E finalmente Base Tavuglia è stata inaugurata. Il comune di Tavuglia, dopo gli ultimi lavori e accorgimenti, ha deciso di regalare e donare questo centro di aggregazione giovanile ai ragazzi del territorio, nel quale potranno ritrovarsi per stare in compagnia. Taglio del nastro che è avvenuto sabato scorso e noi di Rossini TV, con le nostre telecamere, eravamo presenti. Vediamo. Qui abbiamo recuperato un paio d'anni fa un immobile che aveva un'altra destinazione commerciale, lo vendevano. E nel centro di Tavuglia è un luogo anche abbastanza, diciamo,
direi anche a parte, isolato rispetto a tanti altri edifici. Quindi il piano terra, con un grande piazzale davanti, abbiamo fatto il magazzino comunale e quindi risparmiando sull'affitto che pagavamo prima. E sopra, che è tutta una vetrata, si presta molto, abbiamo creato questo spazio giovani. E adesso è anche arredato, è anche pieno di giochi, di attività, è già utilizzato dai ragazzi la sera e sono anche parecchi. Considera che a Tavuglia non c'è mai stato. E piano piano stiamo cercando di un pezzetto alla volta di creare una serie di servizi nuovi o di migliorare quelli esistenti, a partire chiaramente dalle scuole fino ad arrivare ai nostri giovani con questo spazio qui, con tutti gli spazi dedicati allo sport, i parchi giochi, i parchi all'aperto. E questo era veramente un tassello mancante. Spero tanto che venga utilizzato, questo è solamente l'unica cosa che mi interessa. È un salone molto molto grande, era un ex salone, uno showroom, e abbiamo mantenuto questa apertura, questi ampi spazi. Abbiamo creato una zona gioco dove abbiamo messo un biliardino, abbiamo messo una tavola da ping pong, e poi i ragazzi hanno assolutamente voluto i giochi da tavola, dal risico alla tombola, tutti questi giochi. E poi abbiamo fatto invece una sala dedicata allo studio, dove abbiamo messo dei tavoli, e chiaramente non poteva mancare il maxi schermo, televisore gigantissimo con la PlayStation, e una televisione, una smart TV dove loro possono comunque collegarsi anche su YouTube, ascoltare musica e quant'altro. E poi ci sono due stanze, diciamo dei privé, una sala caffè e un'altra che era un vecchio ufficio che abbiamo mantenuto, perché se qualcuno vuole, insomma, parlare in maniera più privata, è importante che ci siano anche, no, delle stanze, insomma, più intime, ecco. Abbiamo avuto questa grandissima fortuna, infatti siamo enormemente grati a tutta la giunta comunale di Tavuglia, alla regione, per averci concesso una struttura così. E noi già 2 mesi che la stiamo frequentando, tutti stanno partecipando in maniera attiva e ci siamo dati un nostro regolamento interno, stiamo affrontando e studiando progetti futuri che coinvolgeranno parecchi giovani entusiasti di questo progetto. E con l'obiettivo di attivarlo per l'anno scolastico 2023-2024, il Consiglio Comunale di Tavuglia ha approvato il progetto del Polo dell'Infanzia 0-6 anni da realizzare nel territorio comunale tavugliese. E questo è l'obiettivo che si pongono il Comune di Tavuglia e l'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II di Vallefoglia, al fine di migliorare l'offerta educativa e formativa, valorizzare la continuità nel percorso educativo e scolastico, riducendo svantaggi sociali e culturali. Il Polo Infanzia 0-6 anni si andrà a collocare al piano superiore dell'edificio della Scuola dell'Infanzia in via Borgo San Michele, in un'area dove sorgerà anche la nuova scuola elementare di via del Piano e dove è già presente la scuola media, completando così un polo integrato di servizi 0-14 anni. Nuove nascite che sono state festeggiate a Vallefoglia in Piazza dei Quartieri a Montecchio. Martedì 3 maggio l'amministrazione comunale ha infatti consegnato gli attestati di benvenuto ai 118 bambini nati nell'anno 2021 in occasione della Giornata Nazionale della Gentilezza. Un'accoglienza da parte del Comune di Vallefoglia alle nuove creature, culminata con la consegna ai genitori di una pergamena di benvenuto. Ed ora un approfondimento sulle abilità culinarie di Natascia Sperandei, titolare cuoca dell'osteria Il Melograno della frazione gradarese di Granarola. Abilità che stanno per arrivare sugli schermi del talent Il Miglior Chef d'Italia. Natascia Sperandei, titolare e cuoca dell'osteria Il Melograno, sarai la prossima partecipante al programma Il Miglior Chef d'Italia. Come è nata questa tua partecipazione a questo programma? Questa partecipazione è nata praticamente un pomeriggio uggioso d'inverno e niente, per noi, guardando sui social, su Facebook, e avevo visto che c'era questo concorso, mi sono iscritta così per gioco
e ho inviato tutto il materiale che loro mi avevano richiesto e così è iniziata questa avventura. E quando mi hanno contattato per dirmi che sì, potevo partecipare, ci ho messo un attimino a firmare il contratto perché ero un po' titubante, non sapevo a cosa andavo incontro e poi tramite i miei ragazzi qui, il mio staff, tramite la mia famiglia, gli amici, quegli amici che io chiamo anche speciali, e mi hanno convinto, ho partecipato, ho rivisitato un primo che ho qui nel menù del melograno e è andata bene perché sono rientrata a far parte dei 30 chef d'Italia. Quali sono state le fasi di questo tuo percorso? Ovvero tu hai presentato un piatto ma una ricetta inizialmente. Io ho presentato online una ricetta che è stata selezionata e successivamente sono andata a fare una prova a Milano appunto con questo mio primo rivisitato e niente, è andata bene e spero che vada avanti insomma. E a luglio arriveranno la troupe di Sky qui e filmeranno te mentre preparerai un altro piatto. A luglio saranno qui all'interno di questa cucina e io andrò a rifare un nuovo piatto. Nella precisione andrò a fare un secondo e rivisitato, anche questo, un secondo che trovate nel mio menù e utilizzando degli ingredienti dove andrò a prendere la stagionalità del periodo. Fatto questo step qui al melograno e verranno selezionati i tre vincitori, non so su in quale location verrà fatta questa finale e io sì, spero di essere tra i tre finalisti. I piatti che hai portato nel programma e quelli che porterai ovviamente potranno essere trovati anche nel tuo menù. Ci sono i piatti che io praticamente per andare al programma ho dovuto modificare e renderli un po' più gourmet, diciamo. Però in un futuro, che sicuramente sarà a partire dal prossimo inverno, avevo proprio pensato di fare delle serate anche dove propongo un menù completo con tutti i piatti che ho portato al concorso. Quali piatti possiamo trovare nel tuo menù? Quali particolarità? E soprattutto, cucini con prodotti tradizionali oppure ti sei inventata qualcosa? Allora, la mia cucina è una cucina semplice da osteria. Cerco sempre di cucinare con dei prodotti locali del territorio e soprattutto seguo la stagionalità dei prodotti. Dove si trova questo locale? Allora, praticamente Granarola rimane a pochi chilometri dal borgo di Gradara. È un piccolo borgo con pochissimi abitanti dove qui a Granarola ci sono solamente due attività, di cui una è la mia che faccio ristorazione. E questo è un locale storico, e precisamente dal 1973 che è aperto come un piccolo bar, successivamente è stato trasformato in osteria e io sono una terza gestione. Sei diventata la titolare di questa osteria nel 2019, quanto è stato anche complicato vivere in un'epoca non tanto semplice? Proprio per metterla un po' così a ridere, noi abbiamo festeggiato l'anno di attività proprio l'8 marzo, quando è stato dato il primo lockdown. È stato difficile, molto difficile, però con la tenacia, con la passione siamo riusciti a superare il tutto. E ci ha aiutato anche il fatto che effettivamente qui da noi si mangia bene, i prezzi sono moderati, la gente viene qui, sta bene, per cui non è stato difficile nelle successive riaperture ai lockdown riprendere alla grande. E come ogni venerdì concludiamo il nostro TG parlando di calcio locale. Partiamo dal campionato di eccellenza dove l'Atletico Gallo ha ottenuto la sua 10ª vittoria stagionale stravincendo davanti al suo pubblico contro il Grottamare Calcio per 4-1.
A due partite dal termine sono tre i punti che li separano dalla zona playoff, diventati ormai un miraggio, visto che al prossimo turno dovranno scontare la giornata di riposo. Nel campionato di promozione, ennesima prestazione opaca per il K-Sport Montecchio, che è uscito con il punteggio di 1-1 dal campo del Sassoferrato Genga, terzultimo in classifica. Sconfitta preventivata invece per il Valfoglia, che contro un Osimana in formato eccellenza non ha potuto fare altro che ottenere 0 punti. 4-1 ha recitato il punteggio alla fine del match. In prima categoria è arrivato nel weekend l'ennesimo successo per l'Osteria Nuova, che mette il proprio musetto per la prima volta da inizio stagione nella zona playoff. Grazie alla vittoria arrivata in casa contro il Fermignano, i biancoazzurri occupano la quinta posizione a meno 5 dal primo posto. Un punto dietro all'Osteria Nuova c'è l'Atletico Tavuglia, che a seguito della seconda sconfitta consecutiva per mano della Real Metauro per 1-0 resta ferma a 41 punti. E con le notizie sportive si conclude questa nuova edizione delle Valle Foglie Pian del Bruscolo Magazine. Non mi resta che ringraziarvi, vi rinnovo l'appuntamento a venerdì prossimo, 13 di maggio, e vi auguro un buon proseguimento di serata.